Ragazze, vi faccio vedere quello di cui vi parlavo prima. Avete visto la frittella Bosco surgelati e abbiamo fave, piselli e carciofi. Allora, io qui ho tagliato una bella cipolla di Tropea che è buonissima. Io questa, se potessi, la mangerei cruda in insalata perché mi fa impazzire. Però diciamo che è un po' pesante, e poi c'è pure il discorso del cattivo odore e del fatto che si ripresenta durante la giornata, quindi insomma non è il massimo. Allora, ho messo la cipolla, ho buttato giù tutto il contenuto della busta, che credo che sia mezzo chilo, ah no, 600 grammi questa è. Quindi cipolla, adesso mettiamo l'olio d'oliva naturalmente, questo è il periodo in cui si utilizza la zucca moltissimo. Io l'anno scorso ho sperimentato la ricetta del risotto con zucca e salsiccia, ragazze, e l'ho fatto un paio di volte. Una meraviglia, una goduria, troppo buono. Allora, mettiamo un po' di sale. Io ragazze utilizzo poco sale da un paio d'anni, non aggiungo sale alla pasta, all'acqua di cottura della pasta, quindi non metto sale, e poi in tutti i cibi, in tutti i piatti che faccio metto sempre poco sale, quindi l'ho proprio quasi eliminato, non per un problema diciamo specifico, ma perché il sale fa male, quindi meglio aggiungerne pochissimo, e anche i miei figli si sono abituati così. E poi ho eliminato pure lo zucchero. Lo zucchero io la mattina prendo il caffè e latte, e da un paio d'anni mi sono abituata a non aggiungerne al caffè e latte, e devo dire che non si sente la differenza. Il latte e il caffè è buonissimo lo stesso. Ok, ora praticamente metto il coperchio, faccia andare un pochino, ho sbagliato coperchio. Però naturalmente ora aggiungo un pochino d'acqua. Nel frattempo vi faccio vedere che di due vasi ne ho fatto uno, quindi le rose, queste qua rosa, ancora me le sto tenendo, e poi ho utilizzato questi piccoli tralci che erano nell'altro vaso. E ora l'andiamo a mettere a posto. Questo lo metto sopra il tavolino ora del salone. Oggi è giovedì, domani mi vado a prendere i fiori nuovi al Lidl. Ok, facciamo così. Avete visto? Ho salvato quei due tralci, ho salvato queste rose, e ancora così posso godere dei fiori nel salone. Questo invece è il tronchetto, che non vorrei parlare, ma cresce, che è una meraviglia. Guardate che bello. Guardate che bello, è cresciuto da quando me l'ha portato mia figlia. Ok, allora adesso continuiamo. Ora faccio i bagni. E per il bagno utilizzo, scusate, questo. Per il momento io sono in fissa con questo Mastro Lindo bagno, che fa un buon odore, è tipo gel, quindi per il momento utilizzo questo. Ok, allora aggiungo un pochino d'acqua alle verdure e ci vediamo tra un po'. E come sempre ci ritroviamo a fare sempre le stesse cose. Però, insomma, ci dobbiamo rassegnare. Perché i bagni si devono fare ogni giorno. Io sto utilizzando questo, nonostante
adesso siamo rimasti in due perché i miei figli non ci sono più. Io mi ero illuso, ho detto vabbè, poi magari li farò un giorno sì, un giorno no. E invece.